Spagna. Oggi un'attrice che, andando a vedere un po' il suo curriculum, eccetera, secondo me è una di quelle che in genere erano brave nella classe, però. Boh. Sonia Bergamasco. Prego. Grazie. Ecco qua Sonia. E scrivo. Allora, tra le mille cose, il premio Ubu di recente, eccetera, eccetera, però adesso c'è una cosa importante, perché al cinema, con già subito un bel incasso, io direi un film, è l'ultimo, vogliamo chiamare? Lo chiamiamo Grazie Ragazzi. Ecco, perché molto spesso, no, qualche volta ci hanno giocato un po' con sto Bravi titolo. Ragazzi, Bravi Ragazzi, Grandi Ragazzi. Ma il titolo esatto è Grazie Ragazzi. Allora, la regia è di Riccardo Milani. Riccardo Milani. Io. E non ci sta più nulla, perché non ci sta più nulla, però lo diciamo, intanto lo cominciamo a far vedere, per esempio, da qui. Prego, prego, accomodati Sonia, grazie. Allora, intanto, vabbè, è nei cinema già da qualche giorno, e insomma, intanto è stato il primo incasso dell'ultimo weekend, lo ricordiamo, ha superato Avatar, che insomma sta aiutando tutto il cinema a tornare al cinema. Ha superato Avatar? Sì, nell'ultimo weekend sì, ha fatto quasi 800.000 euro di incasso. E vediamo qua, allora, il protagonista, insomma, lo vedrete, l'avete visto, magari adesso lo vedrete anche nel trailer, Antonio Albanese, tra i tanti protagonisti bravi, oltre a Sonia, che come vedete qua è nei suoi panni, adesso vedremo di cosa stavolta, Fabrizio Bentivoglio, Vinicio Marchioni, che ha condiviso con te, condivide con te l'esperienza di Chi ha paura di Virginia Woolf, esatto, con la quale, grazie alla quale hai vinto il premio Ubu, cioè il Davide Donatello, l'Oscar italiano del teatro come miglior attrice protagonista. Ho studiato? Hai studiato benissimo. Vorrei andare alla lavagna. Senti, una curiosità, Sonia, tu a proposito di scuola, eccetera, eccetera, come eri a scuola? Cioè, che tipo di scuola? Non di teatro, scuola. No, scuola. No, no, scuola. L'ho un po' patita. L'ho patita, anche se devo dire che sì, alle elementari mi piaceva andare a scuola, alle medie già molto meno. Al liceo sono stata fortunata perché ho fatto quello artistico musicale del conservatorio, dove poi studiavo anche pianoforte, e quindi eravamo in 9 in classe. Ah, tipo università eravamo seguiti uno ad uno, però con insegnanti di veramente fuori classe. Ne parleremo di questi insegnanti fuori classe, perché c'è una cosa che mi piace moltissimo del sito di Sonia Bergamasco, perché a un certo punto, se vai a scovare, lei scrive maestri, cioè c'è un capitolo della sua vita dedicata al web, in questo senso, perché è il suo sito in cui parla di quelli che sono i suoi modelli maestri e riconosce questa cosa. È una cosa non comune, mi è piaciuta molto. Però adesso io farei vedere il trailer di Grazie Ragazzi, che è una commedia, io l'ho definita una commedia sociale. Vediamo il trailer e ne parliamo. Prendi, tutto sì, dentro, sì, tutto sì, dentro! Tutto, sì, tutto! Stop, ce l'abbiamo. Ciao. Ciao. Antonio. Qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere. A buffone! È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh? È qua Beltrano. Entra pure. Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Non c'è dove sta Favino. Ma io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo. Tre tigri contro tre tigri. Se l'arcivescovo di Costantinopoli siete arcivi, c'è un cazzo da pasta arcivescovo. No. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Cos'è? È una cosa bellissima. Michele, è d'accordo? Oh, col cazzo, Antonio! Sembra fatto per loro, ascolta! Loro sanno cosa vuol dire aspettare. Aspettiamo i colloqui. Aspettiamo il giorno dopo. Va bene, va bene. Oh, libri, poesie, le strada. Io pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato di merda. Ma poi una volta non ci ho visto più. No, cazzo di merda! Mi ha chiesto perché ho fatto. Perché volevo che mi vedeva recita. La mia non sa scrivere. Balbetta. Ma ha imparato un monologo di 3 pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti. E
E mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate? Forza Madre! Come mi trovate? Peschi per caso! Liberi! Liberi! Ma dove cazzo siete stati? Oh, istituto di bellezza. Ma siete pazzi! E tu cosa hai combinato? La compattazione! Beckett lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato. Questo è come abbinare le Champions League, dove sono? Allora, commedia sociale, che secondo me è un po' un genere che Riccardo Milani sta frequentando. Tu sei anche nel cast di Come un gatto in tangenziale, della sua ripresa, e perché in questo caso parliamo di un carcere. E tu qui, Presidente Mattarella dietro, perché tu sei il direttore di un carcere. Direttore di un carcere, esattamente. Che ha un, insomma, ruolo che rivestono molte donne in Italia. Ho scoperto anche attraverso appunto l'incontro con alcune di loro, e insieme a Riccardo che mi ha introdotto in questi luoghi, ed effettivamente è una realtà italiana, quella molto al femminile. Anche nelle carceri maschili, insomma, in questo caso, sì, certo. Appunto una sezione maschile, un carcere, una sezione penale. E qua diciamo che rispetto ad altre alte funzionarie che hai interpretato, ovviamente. Beh, non è che non ho interpretato, ce n'era. Esattamente. Questa è particolarmente la dottoressa. Iconica, ovviamente. La dottoressa in Quo Vado, ricordiamolo, il più grande incasso del cinema, della storia del cinema italiano, diciamo, perché poi insomma. Non ci dobbiamo certo vergognare che un film italiano abbia fatto quasi 70 milioni di euro di incasso. E quindi la scoperta di questo tipo di ruolo femminile, io ho trovato molto interessante, ecco, proprio l'approccio della donna dentro un carcere maschile, sì. Con un ruolo di autorità. Sì, ecco, mi piace però distinguere, nel senso autorevole, nel senso che un ruolo del genere è scritto che debba essere un ruolo in cui c'è una responsabilità enorme e una necessità di tenere molto alto il livello dell'attenzione per la difficoltà anche del ruolo. E quindi autorevolezza e non solo autorità, e quindi intelligenza e non solo severità. E mi sembrava molto interessante anche in relazione proprio alla storia che si sviluppa, che è quella, se posso dire qualcosa. Beh, qualcosa dobbiamo dire, abbiamo visto qualcosa nel trailer e ti devo dire una cosa, l'ho detta ad Antonio Albanese, ero presente la sera della prima romana e l'ho detta anche a Milani, ho trovato il trailer, che peraltro è stato premiato di questo film, tra i trailer più emozionanti e più coinvolgenti, perché non è sempre facile riuscire a far entrare dentro un clima. Ecco, questo trailer così breve a me ha emozionato molto e mi ha fatto capire più o meno quello che potevo aspettarmi, cioè, mi ha fatto entrare dentro questo film con classe. Ecco. Sì. Beh, mi emoziona ancora di più, tornando al discorso che facevi prima sul teatro, su quel premio di teatro e sul fare teatro, che un film che ha nel cuore proprio una storia di teatro vissuta in un carcere e poi che esce dal carcere e si sviluppa all'esterno fino a estreme conseguenze, mi emoziona ancora di più. E mi emoziona che il pubblico colga questa connessione e trovi questo vivo, intelligente. Io ho ricevuto da amici e da persone, da conoscenti in questi giorni, ma tutti noi, parlavo ieri con Antonio, con Vinicio, con altri amici, riceviamo dei commenti all'uscita dal film delle persone più varie, veramente più varie, con le aspettative più varie, di emozione, di grande emozione. Cioè, c'è una mia cara amica che ho appena salutato, che insegna cinema e che
ama il lavoro degli attori, ama il teatro, che dice, questo è proprio, ci vado a nozze. Poi c'è mia figlia che ha 17 anni, che ha trovato tutte altre cose, eppure si è emozionata. Quale delle due? Tutte e due in verità, che tra l'altro sono anche presenti nel ruolo di se stesse, cioè di mie figlie nell'unica scena a un certo che, punto della ho casa. Capito, sì. Perfetto. Infatti era una cosa che... È una richiesta di Riccardo, che a lui piace sempre tirare dentro famiglia. Sì, Senti, parlavo di commedia sociale, di gusto per la commedia sociale, perché ovviamente questa è una commedia, ci sono dei momenti, l'inizio è addirittura esilarante secondo me del film, e non lo sveliamo, anche se c'è qualcosa, avete visto nel trailer, perché la storia è quella di Antonio Albanese, in questo caso un attore che sta vivendo una fase non bella della sua carriera, triste, di chiusura, dentro un ruolo che è quello di doppiatore di... Non riesce a lavorare, non riesce a trovare la sua strada. E l'opportunità che gli viene data da un suo collega, amico, insomma, un gran paraculo, possiamo dirlo. Insomma. Un amico di vecchia data con quale avevano anche fatto lo spettacolo che poi lui propone all'interno di un carcere. Dove di fatto, grazie a te, direttrice, c'è l'opportunità, viene data l'opportunità ad alcuni detenuti, non solo italiani, di misurarsi con qualche cosa che poi li espone anche dentro il sistema carcerario, dove appunto magari chi fa la cosa un po' strana, un po' particolare, certamente non viene poi magari visto, no, inizialmente bene, c'è tutta una serie di difficoltà, però in realtà io ho trovato molto molto bello in questo film il fatto che ovviamente sia molto incentrato sul ruolo dell'attore, anche quelli che attori non sono, e che da attori professionisti, e parlo di Vinicio Marchioni, di Giacomo Ferrara e gli altri del cast, hanno dovuto essere non attori nella parte iniziale della loro performance. Attori al quadrato. E da regista, che cosa mi dici questo? Perché tu fai anche regia di opere liriche, insomma. Ma in verità ne ho fatta una sola, adesso Antonio sta facendo una regia lirica a Cagliari, la mia unica regia lirica è stata Nozze di Figaro di Mozart. Tornando alla tua domanda... Da attrice e da anche donna di teatro, insomma, io penso che non sia stato semplicissimo quel tipo di ruolo che hanno svolto i tuoi compagni di lavoro. Ma no, poi raccontare il teatro, raccontare... Il fare teatro al cinema non è affatto semplice e anche rischioso, cioè nella vulgata portare il teatro in cinema è sempre rischioso perché non funziona, gli ultimi film lo contraddicono in pieno, ecco. Il lavoro di Martone, il lavoro di Sergio Rubini anche, di recente. La stranezza, ovviamente. È tutto nel teatro. È un lavoro al quadrato, è una bella capriola, però insomma è entusiasmante come lavoro d'attore, d'attrice, è entusiasmante. Sei una donna, in quel caso, che è chiamata anche per il suo ruolo a dare fiducia, perché fai un affidavit molto grande nei confronti di questa compagnia, perché il successo di questa operazione è che esce fuori una grandissima tournée. Peraltro avrete la possibilità di vedere alcuni dei teatri più belli d'Italia, penso a scena dentro a Morlacchi, certamente del Teatro Argentina, chi non ha avuto la fortuna di essere dentro qualcuno di questi teatri, che molto spesso sono in realtà di provincia molto piccole, insomma, degli iscritti. L'Italia è costellata di realtà teatrali bellissime. Anche appunto, io ho appena ripreso lo spettacolo insieme a Vinicio, che ha paura di Virginia Woolf, e abbiamo fatto alcune date, stiamo facendo alcune date, chiamiamole di rodaggio, poi arriveremo anche a Roma, arriveremo anche all'Argentina. Sì. E siamo per esempio andati a Montegiorgio, provincia di Fano, che io non conoscevo e non ero mai stata né a Montegiorgio né al teatro di Montegiorgio, un teatro bellissimo, con un pubblico bellissimo.
Cioè, la realtà teatrale italiana è veramente notevole. Eccola qua la foto, vedi, Virginia Woolf, sono preparatissimo. Questa è una delle scene, ovviamente, portate a uno spettacolo che sta diventando, insomma, anche un blockbuster teatrale, diciamolo, perché poi il tema da questo punto di vista, secondo me, è molto interessante. Senti, dei successi davvero clamorosi in ruoli di commedia, tu che sei un'attrice con una grandissima formazione, non la voglio dire classica perché, va bene, certamente la partenza è con Streller, quindi insomma, no? C'è una foto da qualche parte di Streller, comunque lo diciamo, partenza con Streller. Poi, 2 anni di, diciamo, come vogliamo chiamarli, Montagne Russe con Carmelo Bene? Sì, ma sì, di studio, io lo chiamerei di studio. Di studio. E io che sono un grande appassionato di Carmelo Bene, eccolo qua, era il Pinocchio, uno degli L'avevi spettacoli. Visto? Questo l'avevo visto. E secondo me, forse, quel passaggio è un passaggio determinante per il tuo lavoro sulla voce. Cruciale, ma più che sulla voce direi sicuramente molto focalizzato sulla voce, anche perché proprio c'erano sessioni, ore e ore di studio al microfono con lui, ma cruciale per il senso, l'assunzione di responsabilità mia nei confronti di, insomma, di un possibile futuro nel teatro, capire che cosa volevo fare, come lo volevo fare e rimboccarmi le maniche e farlo. Questo è interessante, cioè tu dici che fondamentalmente quello è stato il momento nel quale hai deciso forse che era proprio il destino che volevi costruirti? No, io ero già da tempo al lavoro in teatro, avevo già cominciato a fare qualcosa nel cinema, ma il teatro si può fare in molti modi e non esiste un teatro. E volevo cercare di capire qual era il teatro che mi era vicino e qual era quello che io potevo fare. E quindi ho cominciato a fare delle cose mie. Ho cominciato appunto a ragionare sui testi su cui volevo lavorare, a lavorare sulla drammaturgia, sulla regia, e da lì è cominciato un altro percorso. Questo aspetto, diciamo, che di Sonia Bergamasco a me piace moltissimo, il suo fatto di essere una donna d'arte veramente poliedrica, insomma, e è una musicista, ha detto, insomma, lei nasce diplomandosi al Verdi in pianoforte e la passione è ritornata magari appunto in questa regia. Però io voglio anche soffermarmi su un'altra cosa, che se riesco a ritrovarla, vediamo un po' se la riesco a ritrovare. Cosa cerchi? Io cerco una roba che però forse... Ecco qua. Ah, ecco. Però avevo stampato, ma non me lo ritrovo, ahimè, il testo proprio di una poesia. Perché Sonia scrive poesie, ha scritto anche una recente uscita che si chiama Un Quaderno, se non ricordo. Il Quaderno. Il quaderno, esatto. E questo invece... Cos'era? Allora, questo è proprio un primissimo esperimento con alcune poesie che avevo scritto e ho cercato di portarle in scena, cioè, perché ho sempre cercato di vivere la vocalità e la scrittura come una materia carnosa, e quindi dare corpo in scena anche a una possibilità di scrittura poetica, e quindi è stato un primo esperimento con alcune poesie. C'era un pianoforte, c'erano alcune sedie, ho lavorato sulle luci e quindi c'è stato una sorta di concerto di poesia che poi io ho portato avanti. E in altre performance, prima abbiamo visto insieme una foto di un'opera lirica, eccola qua. Quella lì, ah, qui eri tu. Questo era Pinocchio senza maschere, però esatto. Invece avevo una maschera, mezza maschera fissa. Esatto. Tu l'hai visto all'Argentina o al Teatro dell'Angelo? Credo all'Argentina. Credo all'Argentina. Avevo mezza maschera fissa, che era quella della Fatina, e poi su quella
tutte le maschere degli altri personaggi che toglievo e mettevo raccontando la storia insieme a la Carmen. Verità è che Sonia, che è, eccola qua, l'ho trovata, eccola qui. Questo è il dissoluto assolto con musiche di Azio Corghi, che è un grande maestro che se n'è andato da poco, e sul libretto di José Saramago. E infatti c'è stata la prima al São Carlos di Lisbona. Lisbona. Sì. E io ero Donna Elvira. Eccola qui. Don Giovanni e qui invece la Donatella Finocchiaro, Donnanna. Ma qui come funzionava? Perché questo non l'ho visto, invece com'era? Cioè, tu la regia era di Andrea De Rosa. Ok, voi... Allora, era in scrittura, i tre ruoli erano per attrice e cantante. Ok. E quindi abbiamo... Poi c'erano alcuni ruoli che avevano più parte musicale, altri che erano più parte parlata. E quindi c'era questo equilibrio. E in questa intervista che facciamo, un'interrogazione, abbiamo alcuni fogli bianchi. Uno dei fogli bianchi sui quali uno scrive fondamentalmente il tema è a piacere, se a proposito della scuola, no? Quando si dà il tema a piacere, qualcuno dice io faccio sempre il mio compagno di banco, dice ma il tema è sempre lo stesso, cambio compagno di banco, diceva Marenco ai tempi in radio. Io ti do questo sciac e ti do questo gessetto e tu mi scrivi un film, non è detto che debba essere tuo, ma un film che in qualche maniera ti ha cambiato la vita e mi spieghi perché. Beh, non ce n'è uno che mi ha cambiato la vita. Cioè, o forse che in qualche maniera ti ha... o comunque che a cui sei particolarmente legata, che ti racconta un po'. Che racconta un po' me? Puoi fare un film tuo, non è che... Cioè... Che domanda difficile. Beh, ce ne sono così tanti. Eva contro Eva, posso scrivere? Certo, perché no? Però potrei scrivere molti altri film, molti altri titoli. A volte, mi porta a casa questa. Mi hai detto Eva contro Eva, perché mi hai detto Eva contro Eva? Perché è uno dei film, è un film chiave, tra l'altro un film che... in cui ancora una volta il teatro è al centro e c'è un percorso d'attrice, un grande percorso d'attrice e una lotta e anche una vita che scorre, una vita che si consuma e però si consuma rappresentandosi, è un film che amo moltissimo. Sei un'attrice molto intensa, nei tuoi ruoli drammatici per me è stata veramente una folgorazione quando ti ho visto La meglio gioventù, no? Eccola qua, vedi, l'ho trovata la foto, La meglio gioventù. E il tuo ruolo è un ruolo molto forte, specialmente ne parliamo in questi giorni, sta andando in onda la fiction con Castellitto sul generale della Chiesa, insomma, no? Sono dei temi. È uscito ovviamente il film di Bellocchio, dove tuo marito, appunto, Esterno Notte, interpreta il ruolo di Moro. E mi incuriosisce un pochino se magari siete che era peraltro protagonista anche lui nella meglio gioventù. Cioè, è un tema questo che entra un po' anche nel vostro vissuto, in qualche maniera lo riconoscete come un percorso quasi di famiglia questo? Il fatto di essere attori è... Aver interpretato questi ruoli così importanti raccontando quell'epoca lì, insomma, che è forse l'ombelico di questo nostro paese, no? Guarda, ne parlavo proprio ieri con un carissimo amico della Medio Gioventù che è stato un fenomeno, cioè un film fenomeno che ha segnato anche in parte una generazione. Sicuramente è un film del cuore. Noi abbiamo raccontato una generazione che non era la nostra, ma l'abbiamo attraversata e molto intensamente attraverso lo sguardo di Marco Tullio Giordana. E ti devo dire che Giulia
questa donna così complessa e così, così difficile. Mi permetto di segnalare che forse è uno dei primi casi in un racconto popolare italiano in cui troviamo una donna che ha, tra virgolette, il coraggio per seguire la propria scelta, magari sbagliata, appunto quella del terrorismo, in cui abbandona fondamentalmente la figlia, quindi rompe un tabù italiano culturale molto forte, no? Col tuo personaggio. E sì. Direi che forse senza quel personaggio, senza quella storia, forse alcuni racconti di oggi sarebbero quasi impossibili. Sì, e poi questo racconto viene ripreso dal bellissimo Esterno Notte di Marco Bellocchio, sempre con una figura della brigatista, della famiglia dalla quale si stacca questa missione per la vita dura, tragica. Peraltro avete raccontato un'altra generazione, ma di fatto in quel film avete costruito una generazione di attori, perché ce ne sono talmente tanti di bravi, penso a Luigi Locascio, a Alessio Boni, insomma chissà quanti che veramente sono passati dentro questa storia. Invece ti chiedo del cast di Grazie Ragazzi, allora ripeto, tutti veramente molto bravi nel riuscire a interpretare alcuni ruoli molto difficili. C'è un momento del film, e ti chiedo una tua valutazione, che a me ha moltissimo emozionato, cioè un confronto tra due modi di essere attori dentro una performance vis-à-vis, c'è un momento tra Antonio Albanese e Vinicio Marchioni, due persone con le quali sei molto legata, perché appunto hai fatto molte cose insieme e stai facendo molte cose insieme. Vinicio, uscendo, mi ha detto: è come se a un certo punto ci fosse il metodo Stanislavski che si contrapponeva al metodo Orazio Costa. Ci può stare come discorso? Sì, sì, bello, una bella definizione. Io non lo so, io poi sento entrambi come attori di grande cuore, con un grande cuore sempre messo in campo, in ogni azione, quindi al di là del metodo, ecco, sento che al di là del metodo che può segnare una strada piuttosto che un'altra, c'è una personalità e un'empatia che scatta immediatamente, che li fa brillare, che dà luce al loro lavoro. Invece questo qui, no? Lo conosco. Questo Checco Zalone, che adesso vedremo in teatro tra poco, eccetera. Ecco, com'è lavorare con uno come lui, che invece è probabilmente molto differente, no, da questo punto di vista, rispetto ad attori come Antonio e a Vinicio? Beh, una grande personalità e una comicità personalissima, proprio una musica nuova, una musica autoriale, che da musicista era necessario, il lavoro che ho cercato di fare, che mi sono resa conto al momento di dover fare, era quello, al di là del copione che di per sé era esilarante e la coppia era scritta per essere perfettamente esplosiva, quello che ho capito che era necessario fare era intonarmi a una musica nuova e quindi entrare nei controtempi. Allora, è una pianista classica, perché ha studiato nel conservatorio, è un pianista anche Checco Zalone, ma è un pianista jazz. Sì, bravissimo. E quindi probabilmente sei dovuto entrare in quei tempi abbiamo quelle anche sincopi. Una conoscenza in comune, perché io lavoro sempre con un pianista, un grande pianista che si chiama Emanuele Arciuli, barese, e Luca lo conosce benissimo e gli ha chiesto anche consulenze per il suo pianoforte. Io penso che un ruolo come quello che hai interpretato in Quo Vado sia veramente un regalo, nel senso che
oltre a una popolarità molto grande che ti ha dato ovviamente, ma ce l'avevi già, ma insomma... Ma non l'avrei mai immaginato davvero. Ma in questo... Non avrei mai immaginato, cioè ero consapevole del fatto che il nuovo film della coppia Gennaro Nunziante e Luca Medici sarebbe stato un loro film veramente potente. Non ero assolutamente convinta di poter essere io, uno dei... chiesto, cioè, perché? no, ma in verità mi ha divertito molto la scelta da subito, mi è sembrata bella, però era un tuffo in una piscina possibilmente vuota per me. Vabbè, non c'erano i piragna, diciamo, no? Come nel film del mercoledì. Senti, a proposito di partner, però vedi che... I grandi successi ti arrivano spesso, sono senza attori senza capelli, vabbè, faccio caso. Bellissimi uomini. Bellissimi uomini. E qua, senti, quella roba di quando ti ha lasciato al telefono, lo scatenamento... Che scandalo. È stato uno scandalo. Uno scandalo. Obiettivamente uno scandalo, no? Allora... Affari loro. Montalbano lascia Livia, insomma, altro personaggio, diciamo, iconico di Sonia. Però lì la cosa più bella di tutti è stata la reazione social, quindi una volta tanto social. Veramente. Obiettivamente sì, perché sono stati partiti che si sono scatenati. Sì, e non l'avrei mai detto perché, diciamolo, Livia non era proprio in cima alle simpatie popolari, non lo è mai stata. Mai stata neanche in scrittura, probabilmente perché era la donna di e quindi attirava gelosie o antipatie, o forse non abitava lì con lui, era lontana, era bionda, era che ne so. E invece questa essere così partigiani mi ha veramente stupito, piacevolmente stupito. Cioè, ti è capitato che qualcuno in giro ti ha detto, ti ha mostrato solidarietà? Tantissime persone. Uomini e donne, tutti, o più donne? Diciamo tutti, più donne. Tutti, in verità sì. Senti, un altro clean sheet, un foglio bianco, è il movimento del mappamondo. Io ti do questo puntale, ti do questo mappamondo, tu scegli un posto del mondo dove puntarlo e mi spieghi perché. Vediamo se io trovo una cosa che... Africa, perché non ci sono mai stata, perché è il continente più antico, in un certo senso più giovane, è il luogo da dove proveniamo tutti e ci voglio assolutamente andare. L'Africa è anche forse un segnale, no, di tante contraddizioni che viviamo, no? Proprio da questo punto di vista, appunto, ha detto giustamente, è quello da dove tutto nasce, ma in qualche maniera è forse, considerando un po' tutta una serie di situazioni, no? È il... un potenziale pericolo se noi non li aiutiamo a essere quello che devono essere, cioè gestire i loro spazi nella maniera migliore, no? Penso che sia anche un elemento contraddittorio, dall'altra parte forse la grande speranza, se c'è, dell'umanità, insomma, no? In qualche maniera un ritorno alle origini. Sì, stiamo vivendo un'epoca di passaggio, è un'epoca di crisi, di rottura, è un'epoca estremamente drammatica, sotto tutti i punti di vista. E anche l'Africa, appunto, oggi che vive contraddizioni incredibili, perché da una parte c'è la grande letteratura, la grande poesia, la tecnologia, i nuovi artisti, e dall'altra parte c'è il degrado, la povertà, la miseria, i bambini che muoiono di fame e i bambini e gli adulti che muoiono di fame. E la nuova colonizzazione dall'Asia, che sta, e non solo, insomma, è un territorio sempre vergine eppure sempre violato. Tra i momenti importanti della tua vita, io ora voglio fare una roba così, guarda come la faccio. Due foto di voi due. Fabrizio Gifuni. Qui Fabrizio, siete ragazzini qua. Una storia, voi siete sposati dal 2000? 2000.
storia che però comincia ancora prima, nel 95. Ma sei informatissimo. Certo. A me piacciono le storie d'amore lunghe, perché io ne vivo una da 35 anni, quindi ne sono molto appassionato e molto incuriosito. E vabbè, qui invece è un momento bello, tu eri la madrina di Venezia, anche questo è un momento bello, ovviamente con Fabrizio che ti accompagnava in quel caso su una bella foto di red carpet. Sì, ecco, noi vediamo anche lo stesso lavoro e questo non è difficile, questo è una parte non, anzi, è forse ecco una, qualcosa che ci unisce a livello profondo, ma non solo questo, non solo questo. Io l'ho conosciuto in una circostanza perché è stato mio ospite per un po' di tempo, un paio d'ore eccetera, e ovviamente con grande rispetto per un attore che ha spesso interpretato ruoli anche molto drammatici, anche molto importanti, e quello di Stella Notte lo ritengo veramente molto importante, però ho trovato una persona molto simpatica, cioè mi sembra, posso dirlo? Io attendo un film comico, un cazzarone, Fabrizio. Un po' cazzarone con Fabrizio, io spero tanto in un grande film comico. È perché penso che sia giusto. L'ultima cosa che ti voglio far vedere, anzi la penultima, va, è questa qua. Ah, che bella. Perché per fare quei ruoli là, secondo me, un'attrice deve riferirsi a un personaggio così, a Franca Valeri. Me ne hanno parlato anche, me l'hanno anche scritto. Insomma, è un modello alto, intero, integro di femminile, di gran donna. L'ultima cosa, foto che non ho trovato, ma l'avevo trovata ed era bellissima e mi incuriosiva, e per chiederti quello, ho visto una tua foto al CERN, vicino all'elettrosincrotrone. Ecco, me lo spieghi, tu che sei una musicista, una poeta, un'attrice, perché questa passione per la scienza? Allora, ti racconto questa cosa buffa. L'intervista, quando dovevo andare a Venezia, per, insomma, in quell'anno 2016 come madrina, mi fecero un'intervista, Stefania Olivi del Corriere della Sera mi fece un'intervista e tra le altre domande mi chiese un mio desiderio, cosa vorresti fare? E io ho detto vorrei andare al CERN e quindi, non dico il giorno dopo, però qualche giorno dopo sono stata ufficialmente invitata al CERN e mi è sembrato il regalo più bello che mi potessero fare in quel momento, e con un'amica che condivide. Adesso con mostriamo me la fotografia, ecco qui la foto di lei con il casco protettivo. Sì. Al CERN. Al CERN con la mia amica Laura Piazzi, anche lei giornalista, e guidati da una guida d'eccezione, Guido Tonelli, che era nell'equipe che poi ha scoperto il bosone di Higgs. Sì. E sono, insomma, sono una appassionata di divulgazione scientifica e quindi luoghi come quello sono luoghi, tra l'altro sono luoghi aperti al pubblico e sono luoghi in cui organizzano anche tour per i bambini. Sono luoghi che ti fanno bene, perché mi permetto di dire che il femminile dentro quel luogo lì, cioè invitare al femminile da questo punto di vista sia molto importante, perché ovviamente il tema delle discipline scientifiche è un tema cruciale per lo sviluppo dell'umanità e le donne sono ancora troppo in minoranza in quei mestieri. Beh, Fabio Raggiannotti però guida. Certamente che sì. E al CERN c'è la possibilità di vedere quanto il lavoro insieme sia un lavoro cosmopolita. È necessario lavorare insieme e soprattutto i più giovani sono quelli che hanno la possibilità di fare le grandi scoperte, di avere le grandi intuizioni. Quindi c'è un'apertura estrema alla fascia più giovane dei ricercatori. Concludo dicendo che
Un'altra esperienza molto cosmopolita è andare a vedere Grazie Ragazzi, perché ovviamente siccome si entra dentro il carcere è un'esperienza molto cosmopolita, perché all'interno del cast ci sono anche degli stranieri, perché le carceri italiane sono popolate soprattutto da stranieri. E chiudo chiedendoti questo, che esperienza avete avuto dentro il carcere per fare questo, per fare il film, se vi è capitato di visitarlo, di... Che tipo di approccio? Non era la mia prima volta nel girare, anche appunto nella media gioventù, ero entrata in per la media gioventù, ero entrata a Re Bibbia. E è sempre un'esperienza molto forte in cui entri in una diversa dimensione e ti rendi conto che è uno spazio in cui le regole nuove devono essere rispettate e si sente fortemente che cosa significa dovere giorno dopo giorno avere a che fare con un tempo che è diverso. Aspettando Godot è lo spettacolo geniale che viene proposto all'interno di un luogo come questo in cui il tempo sospeso è quotidiano, e è proprio una scelta geniale, perché Aspettando Godot di Beckett, questo testo cardine del Novecento, è l'attesa di qualcosa che non arriverà mai, l'attesa di questo Godot che non si presenta. Anche se da questo punto di vista qualche sorpresa in Grazie Ragazzi ce l'avrete anche rispetto a Beckett. Grazie a Sonia Bergamasco, ospite alla nostra interrogazione. Grazie.